Ancora un santo Natale a tutti. Natale non è terminato, come molti pensano, e come molti credono, o come molti vivono, come spesso mi è capitato di vedere in tante città d'Europa e anche dell'America del Nord. Ma Natale è tutti i giorni per noi credenti. Natale è tutti i giorni quando noi riusciamo a far vivere questo bambino nella nostra vita. Durante la messa della notte di Natale del 24 dicembre del 2017, Papa Francesco diceva queste parole: nel bambino di Betlemme Dio ci viene incontro per renderci protagonisti della vita che ci circonda. Si offre perché lo prendiamo tra le braccia, perché lo solleviamo e lo abbracciamo. Perché in lui non abbiamo paura di prendere tra le braccia, sollevare e abbracciare l'assetato, il forestiero, l'ignudo, il malato e il carcerato. Vedete come ancora una volta Papa Francesco ci invita a vivere il Natale come l'abbraccio, il lasciarci abbracciare da questo bambino. E una volta un bambino, doveva avere sui 9-10 anni, mi pose proprio questa domanda: ma come posso fare io per toccare Gesù? Lui, mi disse questo bambino, tocca a me. E io gli dissi: ma quant'è che ti tocca? Quando io faccio la comunione, dico: bravo, perché Gesù entra nel tuo corpo. Ma c'è un altro modo perché tu ti possa lasciare abbracciare da Dio e anche toccarlo. E gli ho detto: vedi, se tu aiuti, e lì c'era un bambino sulla carrozzina, tu aiuti quel tuo amico, quel bambino, tu tocchi Gesù, perché lui è Gesù. E il bambino mi disse: allora non lo devo più chiamare Antonio. Dico: no, chiamalo Antonio, ma lui è Gesù per te. Allora lasciamoci abbracciare da questo bambino. E continua il Papa: non abbiate paura, aprite, anzi spalancate le porte a Cristo. Qui riprende Papa Francesco il famoso invito che Papa Giovanni Paolo II lanciò al mondo intero il giorno proprio dell'inizio del suo pontificato. In questo bambino, dice Papa Francesco, Dio ci invita a farci carico della speranza. Farci carico della speranza. Parola che dobbiamo quanto mai riscoprire. Non solo dobbiamo sperare, ma ce ne dobbiamo farci carico. E farsene carico vuol dire quello che diceva Don Tonino Bello: non basta credere nella speranza, bisogna organizzare la speranza. Farsi carico della speranza, organizzare la speranza vuol dire creare la speranza negli altri, in chi non ce l'ha. Come? Con l'amore, con l'accoglienza, con il perdono, con una buona parola, con una offerta di perdono, con l'aiuto a chi sta veramente male. Organizziamo la speranza. Facciamoci carico della speranza. Questo è oggi ancora il mio augurio per me stesso, ma per voi tutti. Ancora un santo Natale a tutti. Ciao!